Festa per due al Rubens Fadini, come da pronostico arriva un pareggio praticamente annunciato e che basta al Cesena per festeggiare il ritorno dopo un solo anno in Serie C e ai giallorossi di brindare ad una meritata salvezza diretta. Festa doveva essere, festa è stata in uno stadio che ha visto il pubblico delle grandi occasioni come non accadeva da anni. Dopo una stagione a tratti tribolata, la squadra di Mister Bolzan ha potuto dunque brindare alla permanenza nell'ultimo torneo nazionale. Quello della salvezza era l'obiettivo prefissato alla vigilia dalla dirigenza giuliese, che da domani inizierà a pensare al futuro. Da capire soprattutto se si proseguirà con al timone della navicella giallorossa Luciano Bartolini, che al 91esimo è apparso però abbastanza possibilista. Ma quella di oggi è stata solo la giornata della festa per il Giulianova, che da matricola è riuscita comunque a centrare la salvezza. In campo locali e romagnoli hanno dato vita ad una gara durata solo 45 minuti. Pronti via e al 12esimo il Cesena già in vantaggio, lancio millimetrico di Torelli in area abruzzese per Alessandro, che tutto solo davanti a Pagliarini non sbaglia per l'1-0 romagnolo. Entusiasmo nel settore distinti, riaperto per l'occasione dopo diversi anni, e dove si trovano i 1000 supporters bianconeri che toccano a questo punto davvero con mano la Serie C. La squadra di Dario Bolzan, sorpresa dal fulmineo gol cesenate, cerca di reagire e al 13esimo ci sono proteste abruzzesi per un tocco della palla testa a mano in area romagnola di Benassi, con il direttore di gara Caldera di Como che dice che si può proseguire. Partita abbastanza equilibrata, con i giallorossi di casa che spostano avanti il baricentro del gioco, non riuscendo però a creare veri problemi al portiere cesenate Agliardi. Al 28esimo arriva la prima parata dell'estremo difensore bianconero su tiro cross di Antonelli. Passano quasi 60 secondi e Gori trova Tozzi Borsoi tutto libero al limite dell'area. Il quarantenne attaccante giallorosso supera la linea bianca e fa partire un tiro violentissimo, mettendo la palla all'incrocio dei pali per il pareggio abruzzese, regalandosi così una grande soddisfazione nel giorno del suo addio al calcio giocato. Dopo il pari locale, di fatto finisce la partita, visto che fino al 46esimo, quando i giocatori delle due squadre rientrano negli spogliatoi sul punteggio di 1-1, non accade più nulla. Avvio di ripresa senza grandi sussulti. La divisione della posta sta bene agli abruzzesi e ai romagnoli, che sembrano più che paghi del punteggio. Con la promozione della formazione ospite del presidente Corrado Augusto Patrignani e la salvezza dei padroni di casa sempre più vicine, lo spettacolo lo offrono invece sugli spalti, da una parte i supporters giuliesi e dall'altra quelli romagnoli. In campo non accade davvero nulla e quando al 93esimo il direttore di gara fischia la fine, può iniziare la festa. Il Cesena in Serie C, il Giulianova il prossimo anno giocherà ancora nel campionato di Serie D. Insomma, da qui a fine mese sarò in attesa di vedere se ci sono eventuali cordate che vogliono rilevare la società, che vogliono far meglio di quello che abbiamo fatto noi, che possono far meglio di quello che abbiamo fatto noi, anche per giusto, insomma, lo reputo giusto per, insomma, per dare delle possibilità maggiori alla città, insomma, di quelle che hanno adesso. Però se non dovesse succedere questo, sicuramente vedremo il da farsi, ci riuniremo noi nel frattempo, cercheremo di trovare, insomma, soluzioni migliori, di ampliare la base societaria. Aspetteremo, insomma, che a Giulianova finiscano le elezioni, perché reputo indispensabile che una società di calcio in una città come questa debba camminare di pari passo con l'amministrazione comunale. Purtroppo a Giulianova non l'abbiamo più. Quindi ecco, c'è il commissario, stiamo aspettando le elezioni, perché se dobbiamo andare avanti noi lo dobbiamo fare con tutte le forze della città. Non c'è squadra di calcio senza amministrazione comunale, quindi è indispensabile, no? Noi siamo dei dirigenti che veniamo tutti da fuori, non siamo di Giulianova, e quindi è ora e è giusto che inizino a venire in società persone di Giulianova che hanno la passione per il calcio, che vogliono, insomma, fare calcio per un lungo periodo a questi livelli, perché sono livelli importanti. Giulianova è una cittadina di 25.000 abitanti, quindi in Serie D è una delle città diciamo più piccole, e quindi bisogna avere il contributo di tante persone per poter competere a questi livelli. È stata durissima. Quindi merito ai ragazzi, merito a tutti quelli che ci abbiamo creduto, abbiamo
abbiamo lavorato tanto per raggiungere questo obiettivo, quindi non c'è altro che tanta soddisfazione, quindi avanti così, a festeggiare e a valutare il futuro. Ma io darò la mia disponibilità, mi metterò a sedere con la società e vediamo se troviamo un punto d'incontro per poter progettare una squadra degna di quello che questa piazza merita.